Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con un nuovo cast, io sono Black Force e oggi vi porto un bel PvT fra due cazzutissimi giocatori, il primo il Protoss Grubby e il secondo è MVP, il Terra. MVP lo conoscete tutti, è Overpower, Grubby è un Protoss che viene un attimino sottovalutato per il fatto che magari altra gente si ricorda di quando dice dimmi un Protoss, Waitra. Il Protoss che è entrato nella leggenda e quindi Grubby comunque è un fortissimo giocatore e oggi ve lo dimostrerò. Questo era un best of three fra MVP e Grubby e questo era l'ultimo match. Ma perché all'inizio del match c'era Grubby con non mi vengono le parole, con la visuale solo su Grubby e MVP era nel buio? Perché questa è una guida del Black Force sulla macro TOS. Ho fatto quella del Terran, ho fatto quella dello Zerg e ora faccio quella del TOS. E i lavori, siccome dietro casa mia ci sono i lavori, c'è un casino del signore. Ma noi freghiamocene. Mi sembra che le sonde con velocità normale vadano a velocità normale. Mentre vi ricordate l'altra volta che andavano piano, piano. Comunque, andiamo ad analizzare la macro TOS con le opening nelle varie tre razze. Allora, diciamo che in questa guida escludo il PvP perché nel PvP è comunque meglio non espandersi ma andare a pushare con Trigate Robo, 4Gate specialmente e fare battaglie di micro e magari solo dopo andarsi ad espandere oppure fare un'apertura. Trigate Robo, avere l'Observer, andare a scoutare quello che fa il nostro avversario e poi decidere di espandersi quando ci sentiamo sicuri e magari il nostro avversario si espande. Comunque, analizziamo poi il PvZ. Nel PvZ abbiamo la normale apertura che è consigliatissima, la Force Forge Expand, ovvero l'espansione con la Forza che ci permette di fare il cannone, questo ci rallenta la Tech in favore di una macro, però è un'apertura molto sicura, oppure anche il Sentry Expand, però ci vuole un attimino più di skill nel farla, mentre con la Forza chiudete, con la Forza e il Gate qua davanti, centro cibernetico mi raccomando sempre dietro, non davanti perché sennò ve lo spaccano, e mettete il cannoncino, mettete la sondina all'inizio e poi la cambiate con lo Zelota in hold per contenere lo Zerg che se vi vuole attaccare. Comunque, e mentre nel PvT è dove il TOS ha più aperture, perché il TOS può in PvT aprire con diverse opening. Le opening più usate sono, per quanto riguarda la macro, il One Gate FE, oppure adesso One Gate Robo FE per via delle mine, dei vari drop di mine iniziali che al TOS possono fare male, ma è anche molto presente la One Gate FE, quindi espandersi dopo il gate. Quando si vuole andare di macro, il Chrono Boost è fondamentale, bisogna usarlo tipo per cronoboostare le prime 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonde e tenersi un Chrono Boost per la ricerca del Warbait, che comunque è sempre bene cronoboostare. Stoppiamo un attimo, è sempre bene cronoboostare, mentre aperture più aggressive possiamo vedere le Oracle, un'altra apertura molto sicura che comunque richiede gas, è quella col Mothership Core, puoi usare il Mothership Core per andare ad arrassare, anche qui il Trigate Robo però non è proprio una macro, è più un'apertura difensiva, ok, è importante quindi cronoboost sul Nexus per le prime sonde, per le 4-5 sonde e poi tenersi comunque un Chrono Boost sul centro cibernetico per la ricerca del Warp Gate. Se invece vogliamo fare un, mettiamo, 4Gate, il Chrono Boost deve essere preservato all'interno del Nexus per poter cronoboostare la ricerca del Warp a manetta. Ok, l'espansione, quando è giusto espandersi? Dunque, normalmente il TOS è la razza che ha bisogno meno di espandersi. Lo Zerg è quella che si deve espandere più di tutte, il Terra una via di mezzo, il Toss è quella che si deve espandere meno, perché le sue unità sono molto potenti, quindi non ne deve produrre tantissime, ma ne deve produrre un po' di meno rispetto alle altre razze. Lo Zerg deve produrre Zergling a manetta perché fanno scagare, il Marine deve produrre Marine a manetta perché comunque sono meno potenti di uno Zelota. Anche se poi qui si può parlare di micro, di steampack, che sono
argomenti differenti. La bio overpower, vabbè, e io sono Terran comunque, quindi la bio overpower lo dice un Terran. Lo Zelota teoricamente è l'unità tier 1 più efficace. Ok, andiamo avanti. L'espansione. Quando prendersi l'espansione il TOS? Allora, il TOS può prendersi l'espansione aprendo di One Gate FE, Madonna, cos'è? Zzzz, mi trapanate la testa. Aprendo di One Gate FE. E quindi prendersela blind, scoutando con la prima sonda e vedere magari, ecco, due caserme velocissime possono un attimino far preoccupare, però se mandate la sonda e vedete che il vostro avversario fa, normalmente c'è l'apertura con Reaper e poi l'exp, voi vi potete espandere, cercare di tirare fuori lo stalker e il mothership core che avete già fuori il prima possibile. Normalmente nel PvT moderno il TOS fa un'offensiva se va di Mothership Core con uno Stalker, due Stalker, Mothership Core, lo Zelota, comunque attaccare presto e cercare di far fuori almeno i depositini qui davanti, ma il Legevas vi assicuro che questa offensiva è veramente molto potente, riesce a fare molti danni, però le leghe alte è facile da contenere e poi il Terran vi riattacca anche se 4-5 Marine non vi fanno assolutamente paura. Quindi qui il Grubby voleva fare Oracle, quindi voleva sviluppare prima la macro, ha buttato sulla base e poi la Tech, ha buttato giù una base molto molto presto, perché mi sembrava che l'avesse buttato giù attorno ai 5 minuti, 5 minuti e mezzo, che sono più o meno i tempi di quella Terran, come avevamo visto, quando il TOS ha buttato giù la sua base. Il Terran stava costruendo la sua base, quindi per il TOS è giusto guardare quando il Terran si espande e andarsi ad espandere a loro volta, perché il Terran in quel momento non vi vuole attaccare prestissimo. Contro Zerg, Fast Farge Expand, quindi vi espandete normalmente. Mi suona il telefono, quindi bene, casino un attimo. Casino di telefono. E contro Protoss non vi espandete, che va bene uguale. All'inizio del game e mid game, magari più avanti quando vedete che la situazione è più a vostro favore e volete prendervi un vantaggio di macro, potete farlo, altrimenti. Ok, qui vediamo un contingente Terran che viene oltre, ma il Protoss ora sviluppa il mid game. Come sviluppa il mid game Protoss contro Terran è il mid game più arduo, perché il mid game Terran è veramente molto forte. Qui il TOS, ottima la scelta dell'Oracle su push del Terran, il Terran ha lasciato la prima base scoperta, però ora vediamo che il TOS ha sviluppato molta tech e poche armi e quindi questo push è veramente pauroso. Ma Grubby ha una sentry che può fare miracoli, ha gli Stalker e ha il Mothership Core, quindi è abbastanza protetto. Queste mine possono fare molto male perché non mi sembra di vedere Observer, la fabbrica robotica va giù solo adesso, ma grazie al Mothership Core il Nexus diventa un cannone e guardate qui come questa offensiva viene colpo 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 dopo colpo debellata e non può fare nulla al Protoss. MVP, da grande giocatore, riesce comunque a fare un po' di rallenta il minaggio dei minerali da parte del TOS in seconda base, in prima base c'era il cannone, quindi niente, questa è una cosa che consiglio ai Terran di fare quando vedete attaccate la seconda base o la prima che dir si voglia e quando vedete che il TOS va a usare il cannone su un Nexus, voi andate sull'altro così che lui dopo debba spostare, debba usare l'energia del core per fare questo. Mid game TOS, come si evolve? Resistete ai continui drop del Terran che vi farà e push, il mid game è la parte del Terran, quindi voi siete un attimino nella pupù. E cosa andate a fare? Andate a sviluppare un ramo di Tech, quindi HT o Colossi, normalmente si sviluppa quella dei Colossi, anche se in leghe basse fare Viking è più facile che fare Ghost, perché i Ghost sono più difficili, quindi gli HT in leghe basse sono molto potenti, le Storm fanno devasto. In leghe alte invece i Colossi, per quanto riguarda la micro, sono migliori perché in leghe alte un Ghost sono bravi ad usarlo, vi sfasciano tutta l'energia dell'armi, perché in leghe alte comunque non, il TOS preferirebbe, anche in leghe basse questo,
Però il TOS preferirebbe che il Ghost intervenga più tardi possibile, perché gli scudi comunque al TOS piace averle, quindi se un Terran ha il Ghost perché ha visto che il suo avversario va presto ad HT, lui fa Ghost, fa Empa manetta su tutto l'esercito, toglie energia agli HT, toglie energia a Sentry e a tutte le altre cose, e quindi il TOS si ritrova con l'esercito senza energia, senza HT, e quindi è come giocare con un esercito Terran con Steampack, con i potenziamenti, vabbè, contro un esercito TOS che non ha un tier 3, perché non ha né HT né colossi che può far danno, dato che gli HT sono stati privati della loro energia, e quindi rimane l'unit composition normale da early game contro quella early game del Terran, ma potenziata Steampack, navette mediche, Marauder, è più potente di quella Zelotys Stalker. Quindi il TOS va a fare un rambo di Tech Colosseo HT e si difende e cerca di offendere. Questo a seconda di come il Terran vuole progredire la sua partita, ovvero se il Terran rimane su due basi, il TOS deve rimanere su due basi, ovviamente la macro TOS su due basi è migliore di quella Terran su due basi. E guardate qui come Sentry, questa army composition è migliore di quella del Terran perché è solo, composta da solo Marine. Adesso arriva qualche Marauder, navette medico, vabbè, qui c'è un Observer che scouta tutto per il suo QMVP a cavarlo. E quindi deve fare questo, il TOS a metà partita. E poi si va verso il late game, quindi in late game il TOS cosa deve fare? Deve cercare di prendersi la terza base, deve farlo verso i 13-14 minuti, 14 minuti e mezzo proprio. Perfetto, comunque non ho parlato di potenziamenti perché i potenziamenti vanno continuamente ricercati, questo anche secondo di cosa volete fare. Se volete fare una build molto aggressiva, il più 2 più 2 è meglio averlo subitissimo e andare sopra i potenziamenti rispetto al Terran. Se volete andare di macro potete, qui ha fatto lo scudo, stava ricercando ora l'attacco, è comunque sopra di potenziamenti rispetto al Terran, ma comunque in una maniera degna e non devastante. Lo scouting per il Protoss è fondamentale, ha vari modi per fare scouting, l'Observer su tutti, che dovete usare in leghe basse, mettetelo dove vi pare, lontano da una torretta, e tranquilli che non ve lo scoutano. Potete usare gli zelotini a mo' di Zergling in giro per la mappa, l'Oracle è fondamentale, perché è vero che è un'unità d'Arnas, ma voi potete anche usarlo per ovviamente andare a scoutare in giro quando il Terran si prende una terza e via via dicendo. Qui il TOS si va a prendere una terza base. È leggerissimamente un po' fast questa base, però ci può stare, ha visto che riesce a difendersi dal Terran, ha due colossi, quindi ha aggiunto un altro colosso, ha incrementato la sua army, può warpare benissimo e quindi può andarsi a prendere una terza base. Stoppiamo e poi andiamo a vedere come finisce la partita. Il Terran ovviamente farà o Viking o Ghost a seconda di quello che voi fate, voi farete l'altra cosa e il Terran farà l'altra cosa, e quindi si arriva a quelle due composition, Colossi HT contro Viking e Ghost, con tutto dietro il concerto di tutte le altre unità, Marauder, Marine, Stalker, Sentry, Zeloti, e quindi ci sarà questo scontro qui, in leitissimo game. Spesso non si arriva a questo scontro finale, si arriva a uno scontro intermedio dove manca una delle due principali unità, ovvero Ghost e HT, oppure la coppiata Viking Colossi, a seconda di come avete scelto di andare. Andiamo a guardare un attimino quanti edifici avere per base. Siccome le unità Protoss costano molto, se voi avete. E prendiamo di riferimento il Forgate. Il Forgate, perché si fa Forgate? Prendiamo quello con un gas, proprio l'all-in. Se voi lo fate Forgate, ovvero avere 4 gate, 4 gate è la base è full, è strapiena, non riesce più a produrre dopo quelle 4 unità che voi sparate fuori, perché le unità del TOS costano molto, delle volte si vedono anche delle 7 baracche all-in da parte del Terran in una base, perché se queste 7 baracche sparano Marine, ovviamente i Marine costano 50, quindi si riescono a tenere. Lo Zelota già costa 100.
Lo Stalker costa 125,50. Il Marauder costa 25 di vespene. È già più vespene lo Stalker. Quindi 4 edifici per base. Se voi fate colossi, però dovete tenere 3 edifici per base. Perché i colossi sono un tier 3, come così HT, come quelle unità lì. Lo Stargate anche, due Stargate a base sono sufficienti con un gate, non siete full proprio. Perché non riuscite più a produrre e se producete non potete avere il minerale Vespene per fare i potenziamenti. Qui c'è una forgia, non due forge come normalmente si vede, perché appunto è veramente saturo, i minerali sono bassissimi, il Vespene quasi non c'è e vedete che è su 6 gas, infatti si era andato a prendere con la terza per avere ancora Vespene per produrre ancora. Quindi normalmente regola che vale per tutte le razze, espandetevi e producete sonde, sonde a manetta, avete anche il Chrono Boost che vi permette di stare dietro a una produzione di sonde maggiore. Quando vedete che vi avanzano minerali Vespene, questo vale per tutti, producete gate principalmente, fabbriche robotiche se volete fare colossi, immortali, ok? Potenziamenti. Potenziamenti, cosa aggiungiamo? Ok, i piloni, normalmente quando voi fate le vostre unità fate una warpata di unità e fate un pilone per ogni base che avete, quindi se fate tipo avete siete su due basi, boom, buttate giù 8 stalker, buttate giù due piloni, se voi fate, invece avete unità tier 3 grosse, tipo colossi che occupano molti molti supply, allora dovete cercare di fare un pilone in più, quindi ogni colosso un pilone più o meno, perché veramente il colosso costa 6 di rifornimento, quindi un pilone a colosso ci sta più che bene. Ok, quindi penso di aver detto tutto. La produzione dei gate è in base a cosa voi volete fare, se volete fare una giocata macro ovviamente avete un pochettino meno gate all'inizio perché usate quei minerali per espandervi, e invece se volete fare un all-in, per esempio due basi, potete anche arrivare ad avere 7 gate più qualche altra schifezza e riuscite a reggerla però un all-in, quindi se vi va male, ciao ciao, perché non riuscite a riprodurre quelle unità velocissimamente. Quindi questo è tutto, andiamo a vedere come finisce la partita. Per scoutare avete anche giustamente le allucinazioni delle sentry e il TOSS si basa molto sulle sentry, quindi imparate ad usarle bene quelle sferette di energia perché sono molto importanti per la vostra, per il buon esito di una partita. Contro terreno è molto buono ricercare la carica per gli zeloti che fanno male a bestia e se il terreno non è bravo a kittare. E non è bravo usare i ghost per togliere gli scudi. E poi vedete qui, dopo che avete preso la terza base, andate a fare archivi dei templari per andare a completare la vostra composition con colossi HT che contro la bio fa un male a bestia. E ora c'è il balletto che deve iniziare il Terran con i Viking, ovvero dove i Viking vanno a cecchinare i colossi e dove gli Stalker muniti del Blink devono cercare di andare sotto le Viking e tirarne giù il più possibile. Il Terran qui vede che qui c'è il cannone, quindi qui non si entra perché c'è anche l'army composition. Cosa decide di fare? Decide di andare sulla terza del TOS. A 14 minuti e mezzo il Terran si è espanso, quindi questo è, possiamo definirlo, un all-in, un push che vuole concludere la partita, non vuole andare a fare un'altra exp, almeno che deve fare veramente tanti danni qui per andare ad espandersi e quindi andare sopra di macro. Il Terran vuole vincere lo scontro con questo push. Quindi cosa va a fare il TOS? Questa era meglio annullarla, ma non poteva più annullarla. Quindi il Terran, bravo, fa sprecare questi minerali al TOS, distrugge il cannone, distrugge tutto. E c'è lo scontro. Qui il Terran ha, vedete, aveva portato dietro anche gli SCV, quindi era proprio un all-in. 14 minuti e mezzo è l'all-in del Terran perché vuole sfruttare il fatto che a 14 minuti e mezzo il TOS va a completare la sua armata prendendo la terza exp e quindi è l'ultimo momento in cui lui è vulnerabile e cerca di sfruttare questo il Terran. Però abbiamo visto che l'ingaggio del Terran non è stato ottimale perché aveva lasciato
un parte dell'esercito davanti, una parte dell'esercito qua, e il Toss invece aveva tutto l'esercito su un fronte e quindi ha vinto facilmente. Normalmente il Toss deve cercare di tenere tutto l'esercito unito, non sparpagliarlo in mezzo per la mappa, perché la Death Ball Toss è quella lì, l'arma principale del Toss, ovvero tenere tutte le unità unite e combattere tutti insieme, perché tutti insieme, tipo Zeloti tankano, Colossi fanno male da dietro, gli Storchi fanno DPS, Sentry fanno i loro magheggi, un Terran può farvi un push frontale e poi farvi un drop sulla base principale, per esempio, costringendovi a separare il vostro esercito. E la bio in quel caso è più efficace del vostro esercito perché riesce a fare più costo-efficienza rispetto a voi. E quando un Toss non fa costo-efficienza, ovvero le sue unità sarebbero le più costo-efficienti, ma uno Zelota, ecco, deve distruggere un Marine, dovrebbe distruggere due marine teoricamente per essere pari di risorse, mentre si vede spesso che uno Zelota muore contro anche solo un marine e quindi lì perde tutta la sua costo efficienza. Uno Stalker costa più di un Marauder, ma un Marauder spacca uno Stalker, quindi non è costo efficiente. È questo che voglio dire. E quindi per oggi è tutto ragazzi, GG a Grabby, GG a tutti voi che mi seguite, GLHF a tutti. Noi ci vediamo con il prossimo cast, grazie di avermi seguito, ciao ragazzi!